Buonasera e benvenuti all'edizione delle 18.30 del TG di Orvieto Live. Come sempre iniziamo dai numeri riguardanti la pandemia sia in Italia sia in Umbria. Per quanto riguarda l'Italia, oggi 170, nelle ultime 24 ore 175.364 tamponi con oltre 14.500 positivi. Con un rapporto positivi tamponi che si porta all'8,3%. I guariti sono 20.494, i decessi 553, i ricoveri scendono di 402 persone, quelli in terapia intensiva di 63. Per quanto riguarda l'Umbria, abbiamo avuto processati nelle ultime 24 ore 3.565 tamponi. Con 157 nuovi positivi, il rapporto positivi tamponi si attesta al 4,4%, quindi un buon dato. I guariti sono 332 nelle ultime 24 ore, i decessi sono 6, scendono di 9 i ricoveri in totale, mentre quelli in terapia intensiva di 4. In totale, i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali umbri sono 40, quindi vedete, comincia a vedersi un po' di luce. Vi ricordo che da domani ufficialmente tutta Italia diventerà zona rossa e questo fino al 27 di dicembre. Poi dal 28 al 30 dicembre torneremo zona arancione, il 31 e poi dall'1 al 3 gennaio saremo di nuovo zona rossa, il 4 zona arancione, 5 e 6 gennaio zona rossa nuovamente. Vediamo un po' come ci si deve comportare in un'estrema sintesi. La prima cosa che so che può interessare molti di noi riguarda la visita a persone care, a parenti. Allora, ci si può andare, ci si può recare dai parenti o anche dagli amici una sola volta al giorno. In macchina si deve essere massimo in due, nel computo di questo numero non sono compresi gli under 14 ed eventuali persone con handicap o comunque disabili, che non possono per esempio camminare. Si può andare a trovare parenti ed amici all'interno della propria regione e ricordo con numero massimo di due. Una sola visita, che cosa significa? Che se uno pensava di poter andare, non so, prima a trovare la mamma e poi a trovare un amico a metà pomeriggio, ecco, questo non si può fare perché si può andare solo in un posto, praticamente tra le 5 e le 22. Poi dal 28 al 30 dicembre, vediamo cosa cambia. Rimane il coprifuoco, diciamo così, il divieto di circolazione dalle 5 alle 22. Ci si può spostare liberamente senza autocertificazione, mentre nei giorni, diciamo così, di zona rossa bisogna avere sempre con sé l'autocertificazione. Invece dal 28 al 30 non serve. Sono permesse le visite fuori comune in regione sempre una volta al giorno, cioè le famose visite presso amici e parenti. Chi risiede nei comuni sotto i 5.000 abitanti potrà spostarsi nel raggio di 30 km anche fuori dalla regione. Questo riguarda molto il nostro territorio che ha dei comuni che sono di confine tra una regione e un'altra. Baschi, Porano, Castelgiorgio, insomma, sono tanti i comuni che sono vicini ai confini regionali. Ecco, chi ha parenti ed amici fuori dal proprio comune, sotto i 5.000 abitanti, può nell'arco di 30 km andarlo a trovare anche se questo fosse fuori regione. Tra il 21 di dicembre, quindi dall'altro ieri, fino al 6 gennaio, tra l'altro, è permesso lo spostamento dell'intero nucleo familiare nelle seconde case, basta che queste seconde case si trovino all'interno della stessa regione. Passiamo alle notizie di oggi, con questa foto che
ritrae una delegazione della Lega che quest'oggi si è recata in visita al penitenziario di Orvieto, precedentemente erano andati in quello di Terni, per donare 50 tute anti-Covid agli agenti della polizia penitenziaria. I dispositivi sono stati consegnati dai senatori Valeria Alessandrini e Luca Brizzerelli, dal referente locale del partito Davide Melone, dal capogruppo in consiglio comunale Andrea Sacripanti e dal vice sindaco di Porano Fabrizio Bonino. Quindi un bel regalo, io direi, in questo momento per gli agenti di polizia penitenziaria che sappiamo fra mille difficoltà e mille pericoli ogni giorno assicurano che tutto vada liscio all'interno delle case circondariali della nostra regione, ma di tutta Italia. L'entrata in vigore dell'ultimo decreto, quello che ci è stato presentato a metà del 18 dicembre, che prevede appunto nei festivi e prefestivi fino al 6 gennaio la chiusura di gran parte delle attività commerciali, la giunta regionale ha assunto la decisione di posticipare l'inizio dei saldi invernali al 9 gennaio. L'assessore Michele Fioroni ha spiegato che i saldi avranno termine il 10 marzo e ciò è stato disposto anche per le richieste delle associazioni di categoria che hanno inteso nell'interesse sia degli operatori commerciali stessi che dei consumatori procedere ad un posticipo anche per evitare qualche spiacevole sorpresa da parte di alcuni negozi che invece in quegli stessi giorni, perché ritenuti di prima necessità, possono rimanere aperti e magari approfittare per anticipare i saldi se non ci fosse stato questo posticipo. L'altra notizia riguarda le pensioni. Attenzione, perché per chi riceve la pensione sul proprio conto corrente, conto banco posta, qualsiasi tipo di carta legata a Poste Italiane, l'accredito arriverà il 28 dicembre. Per chi invece continua ancora ad andare a prendere i soldi in contanti negli uffici postali, c'è il solito calendario alfabetico, si inizia il 28 dicembre dalla A alla C, il 29 dalla D alla G, il 30 dicembre dalla H alla M e poi il 31 dicembre, ma attenzione perché in questo caso sicuramente bisognerà portare con sé l'autocertificazione, comunque il 31 dicembre mattina dalla N alla R, mentre sabato 2 gennaio, e anche qui sicuramente servirà l'autocertificazione, dalla S alla Z. Quindi questo è importante per sapere quando e dove andare a prendere la pensione. Ieri, come sapete, è venuto a Orvieto per un pranzo di lavoro e per andare a trovare, per visitare, salutare dei suoi parenti stretti che abitano nel Vieto, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, campione del mondo nel 2006, e sono montate svariate polemiche sui permessi, eccetera. Allora, chiarimento di tutto, fino ad oggi, che da domani siamo zona rossa, quindi non si può uscire praticamente di casa se non per necessità impellenti, fino ad oggi era permesso lo spostamento dentro le regioni liberamente, fuori dalla regione per motivi di lavoro, salute, assistenza a persone anziane. Quindi una dichiarazione, probabilmente ha parlato di lavoro, non possiamo noi entrare nel privato, insomma dentro le questioni private, ma comunque per motivi di lavoro era sempre permesso e lo sarà un'altra volta permesso anche il 28, 29, 30 dicembre, naturalmente se ci sono seri motivi di lavoro. C'è la famosa emergenza riguardante la variante Covid proveniente dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito. Cominciano ad essere a registrarsi alcuni casi anche nel nostro paese, anche in Umbria, abbiamo letto stamattina nella rassegna stampa. Ebbene, sono arrivate delle precisazioni per chi ad esempio proviene dal Regno Unito ed è arrivato negli scorsi giorni, nei 14 giorni precedenti al
20 dicembre. Ecco, chi è andato in Gran Bretagna o in Irlanda nel nord, anche se sintomatici, sono obbligati a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente a sottoporsi a test molecolare o antigenico mediante tampone. Chi si trova in tale situazione nella nostra, regione, ma io direi per esempio nel nostro territorio, può, come vedete, tranquillamente mettersi in contatto, con la ASL competente tramite mail prevenzione@uslumbria2.it. Si può anche andare in maniera autonoma nelle postazioni drive-through dell'Umbria per sottoporsi al tampone per la ricerca del coronavirus. Basta presentare la tessera sanitaria insieme a un documento di viaggio che attesti appunto il ritorno dall'Inghilterra anche in formato elettronico. Questo è importante perché altrimenti non si procederà con il tampone. Questo è molto 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 importante. Ricordatevi quindi, chi vuole, chi è tornato dal Regno Unito, potrà sicuramente andare direttamente a fare il test nei drive-thru, ma deve avere un documento di viaggio valido a portata di mano per farlo vedere agli operatori che registrano l'effettuazione del tampone. Oggi, tra l'altro, si è aperto, a proposito di piccoli eventi, il Pozzo della Cava, si è aperta la natività particolare, una natività anti-Covid. Non vi anticipiamo nulla perché nei prossimi giorni ci recheremo proprio al Pozzo della Cava e vi faremo vedere e parleremo anche con Marco Sciarra, che è sempre, sempre molto disponibile e di questo lo ringraziamo. Per oggi, all'ultima notizia riguardo alla scuola, pare, sembra, non c'è una conferma ancora ufficiale, che l'ultima riunione, una riunione tra vari ministeri tecnici e medici, abbia deciso per il sì alla riapertura il 7 gennaio, così come previsto nell'ultimo decreto. Nell'ultimo DPCM e nell'ultimo decreto, quindi il 7 gennaio in presenza, secondo le previsioni, al 75%. Ma c'è da dire che è stato lanciato un nuovo allarme da parte dei medici e degli epidemiologi in particolare, perché questa nuova variante inglese ha una particolarità che è molto, molto, molto contagiosa, soprattutto con i bambini. Il che non significa che diventino poi malati, ma come spesso succede, è successo, rimangono asintomatici o paucisintomatici, ma la contagiosità è del 70-80% più alta del normale Covid, quindi è ancora più facile se si entra in contatto con un positivo, magari asintomatico, che ha ancora in incubazione il virus, ma è già contagioso, rimanere a propria volta contagiati. Quindi vi ricordo, massima attenzione, cerchiamo di stare attenti, se si hanno persone a casa, semplici regole, mascherine finché possibile, distanziamento naturalmente a tavola, quando si mangia non è possibile avere le mascherine, ma viene consigliato di areare spesso la stanza e magari di apparecchiare in modo che ci sia un minimo di distanziamento, si dice sempre il metro, fra una persona e un'altra, ma mi raccomando soprattutto di areare il locale, sarà freddo per carità, però è consigliabile 10 minuti, un quarto d'ora ogni ora, oppure lasciare leggermente accostate le finestre senza mai chiuderle. Un piccolo consiglio per provare a prevenire il coronavirus. Io per ora vi ringrazio, colgo l'occasione per augurare a tutti coloro che magari domani saranno impegnati, e non ci potranno seguire, ad augurare buon Santo Natale. Ricordatevi, se potete, sempre di aiutare il prossimo, aiutare soprattutto chi ha avuto meno fortuna, chi è meno fortunato, chi in questo momento è in difficoltà. I canali sono tanti, li conoscete, se ci seguite ne abbiamo presentati molti anche noi, a partire dai fondi dell'8 per 1000, a partire dall'associazione Diamoci una Mano, l'operazione Mato Grosso, solo per fare alcuni esempi, insomma, però cercate di aiutare chi in questo momento si trova in difficoltà, magari a causa
a causa del Covid, perché ha perso il lavoro, ha l'attività chiusa e non riesce a star bene in famiglia o tenere la famiglia in tranquillità in questo periodo. L'appuntamento per noi è con un'unica edizione domani, orario a sorpresa, ma comunque sarà all'incirca alle 14, per veramente farci gli auguri, vedere le ultime notizie, magari dare gli ultimi dati riguardanti l'Umbria e darci poi appuntamento al 27 dicembre. Grazie a tutti ancora, è stato sempre un piacere avervi, vedo che ci seguite sempre, quindi grazie e buona serata, appuntamento a domani.